Bene, grazie a tutti di essere qui nella sede di Obiettivo Lavoro, dove siamo ospiti, ma tutto sommato noi ci sentiamo in famiglia, perché come sapete stiamo parlando del nostro main sponsor. Ci siamo ritrovati qui qualche tempo fa per presentare appunto questa partnership. Adesso abbiamo deciso di essere qui per presentare i nostri nuovi volti di Obiettivo Lavoro Bologna. Ne vedete uno e lo salutiamo, Ben Darvis, Penny Williams, welcome to Bologna and in Virtus World. Okay. Vi spiego un attimo, la conferenza sarà un po' così, sarà divisa, vediamo insomma, perché stiamo aspettando Dexter Pittman, che è già atterrato, sta facendo le visite, quindi giustamente, perché come sapete il 16 c'è il raduno, quindi stiamo sistemando tutte le cose. Lui arriverà, non sappiamo esattamente se arriverà in corso di conferenza, se avremo finito di parlare con Penny ci spostiamo un attimo, facciamo un aperitivo, intanto arriverà anche Dexter. Noi intanto però cominciamo, visto che Penny è già qui, quindi vi presento le persone che parleranno oggi, a partire da, abbiamo detto, siamo Obiettivo Lavoro, siamo ospiti comunque, quindi Marco Maggi, responsabile comunicazione di Obiettivo Lavoro, già griffato, come vedete, Virtus Obiettivo Lavoro, Alessandro Crovetti, consigliere delegato Virtus Pallacanestro Bologna, poi Daniele Cavicchi, che è l'assistant coach della prima squadra e che è qui insieme a Penny, che aveva già incontrato, che ci aiuterà anche in questo, perché sa già bene che cosa vuole, che cosa deve andare a fare Penny Williams in questo gruppo. Due parole su Penny, nato il 13 novembre 91 a Filadelfia, cresciuto alla Norfolk State University, poi ha deciso subito in uscita, diventando professionista, la carta europea, di venire in Europa, come sapete, Fortitudo Agrigento lo scorso anno, dove è stato, al di là dei numeri che sono 14,4 punti, 4 rimbalzi e mezzo e un assist di 1,8 a partita, soprattutto è stato un grande protagonista anche e soprattutto di quei playoff a due gol che hanno portato Agrigento a giocarsi fino all'ultimo la carta della promozione contro Torino. Penny ha deciso di venire con noi a Bologna, vedremo perché da Alessandro Provetti e da Daniele Cavicchi, che è insieme a Giorgio Valli e a Cristian Federico, che eccolo là, che saluto Cristian, ha deciso di sceglierlo appunto e di portarlo a Bologna. Io do subito la parola a Marco Maggi, perché come ho detto è il padrone di casa ed è giusto che cominci lui. Padrone di casa, buonasera a tutti, benvenuti. Il padrone di casa si rende odioso se fa il padrone di casa, quindi se prende la palla, la tiene al balzo e non passa. Per cui 24 secondi meno 4 che mi sono già mangiato, è un piacere avervi con noi. You're very welcome, Penny, in Virtus World, in Obiettivo Lavoro World. We hope we have a fantastic future with you and with Dexter, with the other guys. L'obiettivo che abbiamo dato alla dirigenza del Virtus è stato quello, e Crovetti lo sa bene, di arrivare alle semifinali, almeno alle semifinali quest'anno, Sandro, e di arrivare in Eurolega l'anno prossimo. Insomma, il contratto parla di partecipazione al campionato di Serie A. Ma noi siamo ambiziosi. Diciamo un risultato. Siamo la Virtus, siamo la Virtus. Ve lo dice uno che arriva da Milano e che quindi è fortemente nemico di una squadra che sta là e che pretende di chiamarsi in un altro modo. Poi dicono di essere quelli più titolati rispetto alla Virtus, no? Di avere più titoli, ma cercheremo di sbugiardarli alla grande. La parola a voi adesso. Buon lavoro e davvero, ci divertiremo sicuramente quest'anno insieme. Grazie a Marco Maggi due volte, grazie per questo intervento. Lo ringrazio anche perché io mi ero portato la giacca, ma lui per una di casa mi ha permesso di non usarla. Mi aiuta molto in queste giornate torride. Invece con la giacca c'è il nostro consigliere delegato e a lui chiedo appunto, oggi presentiamo per la prima volta uno dei volti nuovi di questo Obiettivo Lavoro Bologna, insomma è un bel momento, tra poco avremo con noi anche Dexter Pittman, la squadra ha una sua fisionomia.
Bene, buongiorno a tutti, intanto buonasera a tutti, intanto molto, ci fa molto piacere di questa conferenza stampa open, diciamo così, un po' originale, aperta ai nostri tifosi, ma questo è il bello della nostra società che va sempre incontro al popolo Virtus, che ricordiamo è il secondo pubblico d'Italia, dopo gli 8.000 ultra di media di Milano, e quest'anno abbiamo sfondato le 6.000 presenze all'Unipol Arena, e quindi è giusto che oggi ci sia una parte di questi 6.000 a salutare i nostri nuovi giocatori. Tutti dicono si ricomincia, in realtà non ci siamo mai fermati, perché il lavoro di una società è continuo 12 mesi all'anno. Abbiamo iniziato la campagna abbonamenti, domani sarà l'ultimo giorno della prima fase, poi ripartiremo il 24. La risposta del nostro pubblico è stata molto interessante, molto incoraggiante. Avremo questi ultimi 40 giorni fino al 3 ottobre, dove sicuramente ci sarà un rush finale, anche perché è giusto che chi vuole fare l'abbonamento veda prima i nostri ragazzi in azione. Queste porto il saluto del presidente Villata, del vicepresidente Albertini e degli altri due componenti del consiglio di amministrazione, Mazzieri e Fornaciari, che giustamente si stanno godendo un meritato di riposo le loro vacanze. Do appuntamento sicuramente a domenica alle 17, anche qui una cosa un po' nuova che facciamo, ci sarà la prima diciamo così esposizione totale della squadra, il raduno, un'ora per il nostro pubblico, per una presentazione che farà appunto Marco, e poi foto, autografi, tutto quello che volete, domande ai nostri nuovi protagonisti, che sono arrivati tutti, attendiamo solo Odom che dovrebbe atterrare a minuti, il nostro team manager Gianluca Berti, che ha organizzato il lavoro di queste giornate un po' frenetiche, perché oltre sono arrivati 5 giocatori in meno di 24 ore, ieri sera Gabby, poi stamattina Penny, successivamente Capitan Ray, Dexter Pittman e tra poco appunto Odom. E ringrazio anche molto il nostro responsabile sanitario, il dottor Paolo Amato, che sta correndo insieme agli specialisti sia di Litokinetica che di Villalba, come sapete è il nostro nuovo partner per tutto quello che riguarda le situazioni di carattere sanitario oltre alle isokinetiche, che stanno appunto effettuando le visite mediche. Gedi oggi ha già fatto, tra l'altro avendole superate brillantemente, come certo si doveva essere, ci immaginavamo, ha già fatto una seduta con Boltolini alla palestra, e anche Allan era già pronto a tirare. Questo per dire lo spirito che c'è in questi ragazzi che sono arrivati da oltreoceano, tutti puntualissimi, non abbiamo avuto nessuno lo show, adesso vediamo il modo, ma è sicuramente in arrivo perché era in porto ieri sera. E quindi anche questo ci incoraggia ed è importante per Coach Valli, che arriverà domani a Bologna, appunto, sarà presente alla presentazione di Odom domani alle 4 all'Hotel Fiera, un hotel. Ci sposteremo là perché l'Hotel Fiera fa parte del gruppo Ata Hotels, è entrato anche lui per tutto il gruppo sulla maglia, passate a prenderci la maglia, tutte notizie che avete appreso dal nostro ufficio stampa, che lavora tantissimo in questo periodo, sempre magari, ovviamente ancora di più in questo periodo di riapertura della stagione. Ecco, tutto è attivo, tutto è pronto, siamo ben felici di avere qui Penny, che come sapete tutti ha fatto un ottimo campionato ad Agrigento l'anno scorso, e attore Franco Ciani, che è un mio caro amico, ce ne ha parlato non bene ma benissimo, ha detto andate occhi chiusi, prendetelo, sarà sicuramente il vostro grande protagonista. Poi perché i nostri tre moschettieri, Valli, Cavicchi e Fedrigo, mi hanno detto assolutamente firma subito Penny Williams, ve lo spiega Daniele Fedrigo. Perché come hanno scritto e avete scritto giustamente tutti, la Virtus è stata praticamente, sarà la prima ad adunarsi, ma è stata anche la prima, bene o male, a chiudere il suo roster, e allora abbiamo punti in più in classifica. Questa è la situazione in classifica, però c'è un premio. Uno dice: ma hanno corso, sì, hanno corso, però ragionando, hanno corso meditando, hanno corso facendo delle scelte. Chiediamo allora a Daniele Cavicchi perché, ad esempio, in questo caso Penny Williams, che è qui, perché questo tipo di squadra. Dunque, sicuramente abbiamo avuto da parte della società un grosso contributo e un grosso aiuto nella costruzione di questa squadra, perché riuscire a confermare 5 giocatori della passata stagione è chiaro che permette di avere un nucleo sul quale gettare delle basi solide e andare avanti a livello di programmazione.
In questo, nei 10, entrerà a far parte anche Tommaso Ciglia, che è comunque un ragazzo che già si allenava con noi, nel nostro settore giovanile, e quindi parliamo di 6 giocatori. Nel caso di Michele Vitali è un ritorno a casa, e da qui si è trattato di scegliere 3 americani che avessero le caratteristiche adatte per inserirsi nel nostro gruppo e possibilmente migliorarlo. Per quanto riguarda Penny, sicuramente la cosa più importante è stata, come nella scorsa stagione, scegliere i giocatori in base alle motivazioni che possono avere nel venire alla Virtus, nel poter lavorare e migliorare giorno per giorno, perché questa è la nostra filosofia, questa è la filosofia del nostro allenatore, di Giorgio Valli, e quindi questa è stata una componente molto importante. E in questo sicuramente Pendarvis, avendo disputato un ottimo campionato di Lega 2, ha comunque un qualcosa da dimostrare facendo un salto in Serie A. E questo, parlando anche con lui, soprattutto Giorgio, ho avuto modo di parlare direttamente con lui a Las Vegas faccia a faccia, è stata una cosa che dalle sue parole e dal suo desiderio è venuto fuori subito la voglia di mettersi in gioco a livello superiore e di scegliere il progetto obiettivo lavoro Virtus Bologna. Dal punto di vista tecnico invece la scelta è stata fatta sicuramente in base al fatto di poter avere un giocatore che potesse coprire più ruoli. Penny, grazie al suo atletismo e alla sua fisicità, è un giocatore che può coprire tranquillamente il ruolo di ala piccola e di guardia, e grazie anche alle capacità tecniche che ha, di potersi aiutare anche nel ruolo di playmaker, e quindi le sue doti fisiche e le sue qualità tecniche, il trattamento di palla e appunto anche la capacità di poter difendere su tutti i ruoli degli esterni, sono stati componenti fondamentali per la scelta di Penny all'interno di quella cerchia di giocatori che avevamo in mente e che potevamo scegliere. Ecco. Fortunatamente la società e Sandro sono riusciti a portare avanti una trattativa molto efficace in breve tempo, come è stato poi anche negli altri casi, e quindi da qua mi collego a quello che diceva Marco: abbiamo avuto la possibilità di firmarlo anzitempo rispetto per esempio alla scorsa stagione Jeremy Azzel, per fare un esempio. Ecco già che prima di passare a sentire le vostre domande, Benny, ti chiedevo anche, visto che dopo arriverà Pittman, che è una scelta importante per questa Virtus. Tra l'altro è già passato dalla sede, vi dico sinceramente, stiamo parlando di giocatori, ognuno è una cosa soggettiva, però io non vedevo un giocatore del genere dal punto di vista fisico dai tempi di Russell Griffith in Virtus, poi ovviamente lo vedrete tra poco, però ecco, parliamo anche di Dexter a questo punto, perché Dexter Pittman, perché è una scelta strategica importante per tutte le squadre che avete in mente. Certo, Giorgio non ha mai nascosto che nella sua filosofia di gioco, e quindi nella nostra, il fatto di poter avere un centro importante da poter sfruttare vicino a canestro, non solo per situazioni realizzative, ma anche per attirare le difese avversarie e poter costruire gioco per le guardie, è sempre stata un'idea fondamentale. Anche la scorsa stagione eravamo una delle squadre che di più in Serie A cercavano di coinvolgere i lunghi vicino a canestro. Questo non vuol dire che i lunghi poi devono per forza giocare di uno contro uno per segnare, ma appunto, come dicevo, per avere un'alternativa all'uso del pick and roll, che è largamente